Parto io? Beh, sì, siamo in diretta, sì. Buongiorno, buonasera a tutti. Allora, i dati di oggi per iniziare questa conferenza stampa ci dicono che sono stati elaborati dall'azienda sanitaria e dal DAFFEM 3.043 tamponi, di cui appunto 1.613 dall'azienda sanitaria e 1.430 DAFFEM. Di questi 3.043 tamponi, 234 sono risultati positivi. Di questi 122 fortunatamente sono asintomatici a domicilio. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi abbiamo 455 ricoveri. Diciamo che il dato è di 43 nuovi ricoveri e 29 dimissioni, quindi alla fine sono 9 più di ieri perché purtroppo abbiamo avuto anche 7 decessi, di cui 5 sono avvenuti presso gli ospedali e 2 presso delle strutture di RSA. Per quanto riguarda le terapie intensive, siamo a 38 e abbiamo anche 210 guariti. Questi appunto i dati che riguardano la situazione aggiornata ad oggi per quanto per i casi riscontrati di positività al Covid. Bene. Magari proseguo dando, dottor Pedrotti? Mi sentite ora? Prosegui, prosegui. Ecco, proseguo dando qualche informazione Prego, anche proprio di assessore. pubblica utilità. L'azienda sanitaria da oggi ha aumentato l'offerta di drive-thru su Trento, ampliando l'orario di effettuazione del tampone. Si potrà fare anche dalle ore 18 alle ore 21, siamo partiti con oggi, sempre comunque prendendo l'appuntamento presso il CUP online con ricetta dematerializzata che verrà appunto predisposta dal medico curante o dal pediatra di libera scelta oppure appunto dalla centrale Covid dell'azienda sanitaria. Quindi ampliamo l'orario dalle ore 18 alle ore 21 proprio per cercare di dare la massima offerta possibile alla comunità trentina. Un'altra notizia che ritengo sia anche opportuno dare riguarda i drive-thru di Cles, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza e Tione. Siccome in queste settimane erano state riscontrate delle difficoltà a causa delle lunghe code che si venivano a formare per il traffico, verranno spostati dalla prossima settimana e al momento della prenotazione i cittadini riceveranno nuovi indirizzi in cui dovranno recarsi per l'effettuazione del test nei paesi di Cles, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza e Tione. Questo proprio per migliorare la viabilità dei paesi. Non Grazie so se. assessore, oggi c'è stata anche una riunione di giunta e sono state adottate, come succede ormai praticamente sempre, delle decisioni importanti in relazione al contrasto al Covid. Sente? Sì, oggi ho portato una serie di delibere. Allora, per quanto riguarda le associazioni che sono impegnate a fronteggiare la pandemia, le 42 associazioni di volontariato che soprattutto durante questo periodo di pandemia hanno contribuito alle attività di soccorso sanitario e del trasporto infermi, per loro sono state integrate le tariffe in maniera tale da poter andare incontro alle spese che hanno avuto e quindi, visto anche il grande impegno che c'è stato per aiutarci a ridurre il rischio di contagio. Questa quindi è una delibera proprio per andare a integrare l'impianto tariffario e la copertura forfettaria dei costi. Dopo nel comunicato che sicuramente è già stato recepito dalla stampa, ci sono anche tutte le parti proprio che definiscono qual è la tariffa ordinaria e quali sono appunto gli importi che sono andati a cambiare, però credo che sia importante riconoscere quanto è stato fatto dalle associazioni impegnate appunto per aiutare l'azienda sanitaria sul soccorso. Un'altra importante delibera che abbiamo preso
va a posticipare al 31 marzo 2021 i termini per la presentazione delle domande per il riaccertamento della condizione economica per beneficiare dell'assegno di cura. La scadenza era prevista per dicembre, ma per venire incontro anche proprio alle esigenze delle persone di non andare, di non recarsi personalmente presso gli sportelli per fare questa proroga, viene prorogato al 31 marzo 2021 in maniera tale proprio per evitare che le persone appunto vadano presso gli sportelli. E riteniamo che quindi sia anche questa una buona iniziativa proprio per evitare assembramenti o persone che si debbano spostare in questo periodo. Un'altra notizia anche abbastanza importante è la delibera di oggi che recepisce gli accordi che sono stati sottoscritti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Oggi è stata quindi portata la delibera che definisce gli accordi e questo quindi sicuramente anche per la nostra comunità trentina, la possibilità che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possano fare i tamponi ai loro pazienti e quindi sicuramente un servizio in più a supporto dell'azienda sanitaria. Un altro invece, un'altra delibera che riteniamo sia sempre comunque importante per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ho portato la delibera per il bando delle attività. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione hanno tempo fino al 15 di dicembre per presentare domande di contributo per la realizzazione di attività di interesse generale. Ci sono 1.654.000 euro per attività istituzionali e progettuali che sono da svolgere entro il 30 giugno 2022. Accanto allo stanziamento di circa 700.000 euro, vi sono 950.000 euro che sono destinate proprio ad iniziative per fronteggiare l'emergenza Covid. Quindi le domande sono da adesso aperte fino al 15 di dicembre. Anche sul comunicato stampa ci sono tutti i dettagli e poi appunto le associazioni che sono interessate possono semmai anche chiamare qua in dipartimento per avere le informazioni. Io avrei finito. Bene, allora vediamo se poi arrivano delle domande per lei, Assessore. Coinvolgerei a questo punto il dottor Benettollo. Buonasera, dottor Benettollo. Allora, una domanda ricorrente è quella relativa al fabbisogno di posti letto e quindi conseguentemente su come sta andando la riorganizzazione degli ospedali. Proseguendo come abbiamo impostato e come stiamo seguendo passo passo, c'è un impegno molto molto consistente da parte delle direzioni mediche ospedaliere, in primis il dottor Guerrera che ricopre anche l'incarico di direttore medico dell'ospedale di Rovereto, un po' tutte le direzioni mediche, i servizi professioni sanitarie, servizi infermieristici, ma anche tutti gli altri servizi delle professioni sanitarie e naturalmente i primari che sono in prima linea nel rimodulare l'offerta, trovare il modo di assecondare quelle che sono le richieste che stiamo facendo come direzione aziendale. Anche oggi abbiamo 9 posti letto occupati in più. Continuiamo ad avere una riserva di qualche decina di posti letto immediatamente disponibile se dovesse servire nelle prossime ore ed è un lavoro continuo, no, di rimaneggiamento, rimodulazione dell'offerta. Oggi ci è andata un pochino meglio di quanto non fosse andato nei giorni scorsi, abbiamo 9 posti letto in più occupati in area medica e siamo sostanzialmente stabili per quanto riguarda la terapia intensiva, quindi pazienti intubati, e per quanto riguarda i pazienti in supporto ventilatorio ad alta assistenza, quindi l'assistenza ventilatoria non invasiva. E dobbiamo veramente, credo, ringraziare il personale tutto che sta passando delle giornate sicuramente difficili, sia nel mentre l'organizzazione è in atto e sia poi per continuare a garantire l'assistenza in tutti i livelli. Comunque, per ora il sistema regge, si sta sviluppando, abbiamo
ovviamente con difficoltà, però i piani per, se dovesse essere necessario, ulteriormente rimodulare l'offerta e quindi ridurre altri tipi di assistenza, pur di riuscire a garantire l'assistenza a questo tipo di pazienti. Dottor Benettollo, veramente per flash, perché approfittiamo anche di queste occasioni un po' per fare una continua educazione sanitaria, ci ricorda che cosa succede quando uno è positivo in termini di quarantena, quali sono gli step, veramente per flash. Allora, quando uno è positivo vuol dire che è un caso e quindi deve stare in isolamento, gli arriva il giorno dopo aver fatto il test, il certificato di isolamento che può scaricarsi direttamente dal solito sito dell'azienda con tutti i referti. Gli viene anche data la possibilità, gli verrà data la possibilità a partire dall'inizio della settimana prossima di prenotarsi in autonomia i tamponi di guarigione in decima e in quindicesima giornata. Se funzionano bene, cioè se vanno bene, se sono negativi, riceverà il certificato di fine isolamento. Se invece no, se i tamponi continuano ad essere positivi, in ogni caso completerà la quarantena, l'isolamento, secondo quelle che sono attualmente le norme, le indicazioni in vigore, in ventunesima giornata. L'altro caso importante è quello di chi non è malato lui, non è lui ad avere un tampone positivo, ma è il contatto stretto di una persona che che ha un tampone positivo. Tipicamente chi vive assieme a una persona che è positiva, oppure chi è stato a pranzo qualche giorno fa con uno che è positivo. In questi casi la quarantena è una quarantena di 14 giorni. Una persona, anche se dovesse fare un test immediatamente, questo test risultasse negativo, comunque deve mantenere la quarantena, perché il test negativo non ci assicura che nei giorni successivi non possa di nuovo la persona positivizzarsi e diventare contagiosa. Quindi non è il test quello che elimina la necessità di quarantena, è l'unica misura che c'è per evitare di contagiare gli altri, è restare in quarantena, anche se è faticoso e pesante. Grazie dottor Benettollo. Allora, intanto stanno cominciando ad arrivare delle domande. Non so se siamo collegati con il dottor Ruscitti. Sì, lo vedo adesso nello schermo. Senta, dottor Ruscitti, qua ci fanno delle domande sulle case di riposo, se possiamo fare un focus su contagi o particolari situazioni che preoccupano. C'è anche una domanda che è relativa alla situazione di Grigno, quindi non so se risponde lei o torniamo al dottor Ruscitti o all'assessore Segnana. Intanto partiamo con lei, dottor Ruscitti. Allora, rispetto alle situazioni che abbiamo vissuto in altri momenti, la situazione è tranquilla. Abbiamo chiaramente dei focus relativi ad operatori che risultano positivi, questo in base anche agli screening che facciamo su base settimanale. In base a quello poi partiamo con il test su tutti gli operatori e sugli ospiti e, come sta dicendo lei, su Strigno abbiamo trovato un focolaio probabilmente che stiamo gestendo. Abbiamo avuto l'episodio 3 giorni fa della casa di riposo per le suore a Telve. Abbiamo avuto in precedenza qualcosa a Mori, diciamo che la situazione è sotto controllo in questo momento. Grazie. Per quanto riguarda invece le altre domande che stanno arrivando, io coinvolgerei il presidente Fugatti, che vediamo se lo troviamo sullo schermo. Buonasera, presidente. Allora, si può immaginare Buonasera. qual è la domanda più ricorrente che ha a che fare con il colore giallo del Trentino. Allora, ci aggiorna su questa importante decisione che arriva dal governo? Sì, buonasera. Innanzitutto va detto che al momento noi non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo avuto le notizie che vediamo, diciamo, sui media nazionali. Io ho avuto un'interlocuzione informale con il ministro.
diciamo che attendendo la dichiarazione ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità, perché è a quella che ci dobbiamo attenere, in Trentino, secondo le indiscrezioni che ho avuto, rimarrebbe in zona gialla. Quindi attendiamo con fiducia eventualmente la conferma di questa decisione. Però ripeto, io non ho avuto comunicazioni ufficiali dall'Istituto Superiore di Sanità, ho avuto un'interlocuzione informale con il ministro, adesso attendiamo l'ufficialità vera e propria, qualora, ripeto, fosse confermata. Come sapete, noi ci muoviamo sempre con la massima prudenza, perché su queste questioni credo che sia la cosa principale da prendere in considerazione. Ci sono dei colleghi che comunque chiedono se sono allo studio delle misure più restrittive, magari anche indipendentemente dal fatto di rimanere zona gialla. Ma adesso i dati oggi, allora va spiegato com'è anche tecnicamente la cosa. Oggi la nostra task force ha avuto in mano nel pomeriggio, quindi un paio d'ore fa, i dati del monitoraggio sui quali il Ministero, l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, prende la decisione sulla nostra situazione. Quindi devo dire che ancora in questo momento non abbiamo fatto un'analisi completa dei dati per fare una valutazione organica di dati. Come dicevo ieri, sappiamo già che ci sono dati che sono in miglioramento rispetto a settimana scorsa e sappiamo che ci sono dati che vanno, diciamo, peggiorando. Un dato che migliora, e questo lo si sa perché ormai è un dato ufficiale, è quello dell'RT. L'RT Trentino è dell'1,03, quindi in discesa rispetto all'1,3 di settimana scorsa. Però ritengo che al di là che sia confermata o meno la zona gialla, e se sarà confermata è questo il percorso che faremo, qualora fosse confermata, e ripeto, qui ci muoviamo sempre con estrema prudenza, qualora fosse confermata, noi comunque faremo una giusta analisi di questi dati insieme alla nostra task force, che è quella che ci ha guidato e ci guida finora, per capire le criticità che ci possono essere. Dopodiché queste criticità, la task force, qualora ci fossero, verranno spiegate alla giunta provinciale, e nei prossimi giorni la giunta provinciale valuterà il da farsi. Noi ci siamo mossi già in una azione, diciamo, prudenziale ancora questa settimana, perché noi abbiamo emanato un'ordinanza che è fatta la settimana scorsa l'ordinanza, ma è partita lunedì su alcune questioni, e francamente dispiace aver dovuto fare questa ordinanza, nel senso che riguarda categorie economiche, riguarda comuni che diventano, diciamo, sotto osservazione. Dispiace, perché poi un conto è dire presidente faccia le restrizioni, poi un conto è, tra virgolette, subirle queste restrizioni, perché poi c'è sempre un contraltare delle persone che subiscono, delle attività economiche che subiscono. Quindi questa ordinanza, che credo, io dico con molta prudenza, perché è stata questa la modalità con cui ci siamo mossi, appunto per prudenza abbiamo preso, è già in vigore e riguarda alcune questioni che conoscete, pur essendo zona gialla. Ora, se qualora fosse confermata la situazione di zona gialla, comunque la giunta nei prossimi giorni, senza fretta, voglio dire, valuterà gli indicatori, valuterà i dati degli ultimi giorni e farà una sua analisi, qualora fosse necessaria un'ulteriore restrizione rispetto all'eventuale zona gialla. Ecco, magari approfitterei. Io mi voglio collegare a quello che diceva il dottor Benettollo, sì, perché voglio ringraziare anch'io tutto il mondo sanitario trentino in questo momento, perché diciamo che i numeri degli indicatori
che avevamo settimana scorsa, che abbiamo questa settimana, dimostrano dei profili di criticità. Però io credo che il sistema trentino stia dimostrando di essere in grado di tenere e di garantire con molte difficoltà, con situazioni da gestire in modo particolare, però si è in grado ancora, con questa gravità, di dare il servizio ai propri cittadini. Questo lo dico ai trentini. La situazione che stiamo vivendo è sicuramente critica, però dobbiamo tenere presente la grande capacità che il sistema trentino ha avuto in questa fase e che ebbe anche nella prima fase. Il sistema sanitario trentino si è curato tutti i propri malati nella prima fase, lo sta facendo ancora, lo sta facendo con difficoltà, non c'è dubbio, però io credo che elementi di criticità fino alla data odierna eccessiva all'interno degli ospedali il sistema trentino non lo ha manifestato, e questo va dato atto e dobbiamo ringraziare tutto il mondo medico, il mondo infermieristico, tutti coloro che operano all'interno del sistema ospedaliero. E al di là che si rimanga zona gialla o zona arancione, io credo che negli ultimi giorni sia stata fatta una descrizione del sistema sanitario trentino in affanno, eccessiva rispetto alla professionalità e all'impegno che ci mette tutto il sistema sanitario trentino. Ho visto tabelle messe così in primis, dove il Trentino era ultimo e la Campania era prima. Io ho molto rispetto del collega De Luca, che a me anche francamente, che personalmente, al di là delle questioni politiche, ho anche un rapporto istituzionale corretto, ritengo, però ho visto una strumentalizzazione di alcune tabelle come voler costruire un Trentino che non è in grado di gestire i propri malati. Oggi il Trentino, i propri malati ancora, ad oggi, quello che accadrà fra una settimana, 10 giorni, come ho sempre detto, non lo sappiamo, però è in grado di fare questo. E questo, diciamo, dobbiamo riconoscerlo al sistema trentino. Quindi queste descrizioni di sistema in affanno, che a volte anche magari dà informazioni sbagliate, ecco, li ho trovate un po' strumentali, soprattutto perché poi, qualora il dato fosse confermato e il Trentino fosse zona gialla, alla fine a decidere sono i tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità, non è nessun altro, e sono, dico, tecnici al di sopra di ogni sospetto della validità dei dati che vengono mandati e quant'altro. Quindi la rassicurazione che mi sento di fare ai trentini è che il nostro sistema sanitario, grazie alla professionalità, alla capacità del nostro personale sanitario totalmente, oggi ancora con difficoltà, perché sicuramente l'indicatore delle ospedalizzazioni è un indicatore critico, ma ricordo che nella prima fase era stato in grado il nostro sistema sanitario di gestirlo ancora in modo più critico. Noi speriamo si fermi lì, ovviamente, che non peggiori, perché altrimenti se peggiora sarebbe difficile ancora, però la situazione dobbiamo leggerla per quella che è, al di là, io dico, di qualche strumentalizzazione che è un po' forzata, che c'è stata in questi giorni. Ecco, ci sono diverse domande per lei, Presidente, però prima volevo una puntualizzazione dal dottor Ruscitti, in quanto una collega ci chiede se abbiamo la possibilità di descrivere quali sono gli indicatori in peggioramento e quali in miglioramento. Qual è la situazione? L'indicatore che ci mette in preoccupazione è quello delle ospedalizzazioni di media bassa intensità. Nel senso che abbiamo, come avete visto nelle tabelle, un progressivo incremento degli over 70 che presentano il Covid e che spesso hanno delle patologie concorrenti, per cui necessitano di un'ospedalizzazione. Il tema successivo è che, risolta la fase acuta, sono persone che, come nell'esempio delle cure intermedie che avevamo attivato l'anno scorso a mezzo lombardo prima del Covid, prima di essere rimandate a domicilio hanno bisogno di un passaggio con un'intensità minore. Devo dire che stiamo negoziando sia con le strutture private accreditate, come è stato ricordato nei giorni scorsi, sia con alcune RSA che hanno un grado di gestione di queste persone più elevato,
e questo dovrebbe consentirci di ridurre anche questo tipo di parametro, che è l'unico con la differenziale tra i nuovi ricoveri e i dimessi che si è incrementato anche se lievemente in questi giorni. Per il resto i tassi sono quelli accettabili, e questo è il dato vero che in questo momento ci preoccupa. Presidente, una collega ci chiede se abbiamo dati che indicano peggioramenti in alcuni comuni per i quali si sta pensando di istituire la cosiddetta zona rossa, come per i 3 comuni che attualmente la stanno osservando. Allora, sui 3 comuni la zona rossa continua, e quindi dobbiamo attendere per avere i risultati di questa restrizione almeno ancora una settimana /10 giorni. Altri comuni che sono interessati, ci sono piccole realtà che stiamo monitorando insieme ai sindaci interessati. Va fatta una valutazione sul numero di abitanti, perché un conto, diciamo, noi abbiamo messo come 500 abitanti, 1000 abitanti, anche un valore del numero di abitanti in cui si dice facciamo una valutazione specifica di chi sono i contagiati, perché possono essere 30 persone, 30-40 persone, magari a volte si tratta, o 25 persone, si tratta di qualche famiglia, va capito, oppure una frazione, all'interno di una frazione, va capita la specificità, mentre su numeri di abitanti più elevati, in questo caso qua, è chiaro che il 3% è un dato più distribuito e più equilibrato, e quindi lo prendiamo in considerazione. Diciamo che noi non possiamo fare una valutazione su un giorno, nel momento in cui un comune dovesse arrivare al 3%, oggi un comune arriva al 3%, è chiaro che a quel punto lì noi prendiamo contatti con il sindaco e diciamo: sindaco, facciamo una valutazione da qui a 2-3 giorni, vediamo come va il contagio. Perché appunto si tratta di comuni di 1000-1500 abitanti, può variare anche con i contagi di qualche giorno. Quindi al momento non abbiamo situazioni critiche particolari, abbiamo un paio di casi sotto osservazione, però nel momento in cui verrà valutata, si tratta sempre di piccole realtà, comunque nel momento in cui verrà valutato valuteremo il da farsi. E considerano i tamponi, no, per queste valutazioni? Beh, certo, si considerano i tamponi molecolari più gli antigenici, come abbiamo sempre detto, non è una novità, l'abbiamo detta già 15 giorni fa, questa, per chi non aveva sentito. E c'è una grande curiosità e attenzione, viene seguito insomma anche dai colleghi giornalisti, l'esperimento che sta provando l'Alto Adige, questo screening di massa. Allora ci chiedono dei colleghi di varie testate, prima di tutto un commento e poi se c'è l'intenzione di riprendere questo esperimento anche in chiave trentina. Noi l'abbiamo sempre detto che lo riteniamo una sperimentazione molto interessante, quindi la osserviamo con molto interesse, e quando è finita faremo una valutazione anche nostra sulla base della parte scientifica che ha questo esperimento, che sarà sicuramente rilevante. Dopodiché valuteremo il da farsi anche sulla base delle condizioni che il Trentino avrà nei prossimi giorni. Comunque noi faremo fare, al di là di una questione, diciamo, di capacità organizzativa che sicuramente il Trentino avrebbe, ma anche una valutazione scientifica della nostra task force per capire la portata scientifica che, per quanto mi riguarda, sicuramente ha un percorso così, e come possa essere eventualmente apportata al Trentino. Ecco, Presidente, avrei un'altra domanda da rivolgere ai nostri collaboratori tecnici, riguarda l'app Immuni. Chiedo al dottor Benettollo di spiegarci insomma qual è il livello di funzionamento, se viene apprezzata, se è utile. Dottor Ruscitti, chiedo scusa. Sei ancora collegato con noi, dottor Ruscitti, c'è? Sì, ci sono, non sono andato via. Ecco, bene. E allora, è fondamentale, al momento in cui si riceve la positività, quando il nostro operatore del contact center chiede se si ha l'app Immuni, se si è attivato, rispondere positivamente. A quel punto la procedura è un po' farraginosa, ma non è del Trentino, è una procedura nazionale. L'operatore chiederà alla persona di schiacciare un pulsante sull'applicativo, otterrà un codice che in questo momento può ottenere solamente il diretto interessato,
e tramite l'inserimento del nostro operatore di quel codice tutti coloro che sono stati in contatto nei 15 giorni precedenti saranno avvisati e saranno quindi invitati a contattare il loro contact center di riferimento. Questa parte so che a livello ministeriale stanno cercando di migliorarla in modo da rendere diretta la manifestazione da parte della persona, ma coloro che hanno utilizzato l'app Immuni sono fortemente invitati a utilizzarla. Da noi nell'ultimo rilevamento c'era circa un 10% della popolazione che l'aveva attivata, siamo uno dei tassi più alti a livello nazionale, quindi è un ulteriore contributo a quel contact tracing di cui si parla tanto. Vedo alcune domande anche che riguardano un po' il discorso di come siamo con la ricerca dei vaccini e anche il tema del plasma. Non so se risponde lei, dottor Ruscitti o dottor Benettollo, se abbiamo aggiornamenti su questo fronte che chiaramente non è soltanto trentino, ma molto molto più ampio. Ma guardi, allora, per quello che riguarda il plasma, abbiamo fatto una banca su richiesta dell'assessore Segnana, è stato utilizzato in alcune occasioni. È chiaro che è una scelta clinica. Molti dei nostri clinici ritengono in questo momento di non utilizzarlo rispetto ad altre zone del paese. Anche noi vediamo i dibattiti televisivi, siamo, diciamo, capaci di rispondere a domande urgenti e lo stiamo ancora accumulando. Per quello che riguarda i vaccini, francamente mi asterrei, perché ogni giorno sentiamo tutto il contrario di tutto, tra annunci roboanti che il vaccino è pronto e annunci che ci dicono che il vaccino va testato. Quindi in questo momento lo ribadisco, come lo dice sempre il dottor Benettollo, lo dice anche il dottor Ferro: il miglior vaccino è il mantenimento delle distanze e il rispetto delle regole che stiamo dicendo ogni giorno. Quello è il miglior vaccino che abbiamo. È gratuito e dipende solamente dalle scelte personali. Grazie dottor Ruscitti. Allora torniamo al presidente Fugatti, siamo in chiusura e vedo che altre domande non ne sono arrivate al momento. Senta presidente, avrei io un'osservazione da fare ai cittadini. Quello, a prescindere dalla decisione che verrà comunicata al Trentino, io mi sento di fare un appello ai trentini alle regole e al rispetto delle regole, perché da questa situazione usciamo solo se vengono rispettate le regole. Le persone che sono in quarantena, e lo dico io che oggi è il 19° giorno che mi permetto di dire che sono in isolamento, e quindi so quanto sia difficile fare l'isolamento per tutte le persone, è stato difficile anche per me, quindi poi ci sono cose peggiori nella vita, sia chiaro, ecco, per capirci, però è chiaro che stare in isolamento comunque è una situazione che devi fare. Lo hanno sempre detto la nostra parte scientifica, che nel momento in cui ti viene detto che devi fare l'isolamento, devi fare la quarantena, l'isolamento e la quarantena dobbiamo farle, i cittadini trentini le devono fare, perché altrimenti questa situazione facciamo fatica a gestirla. Il rispetto delle regole deve esserci da parte di tutti. Quindi al di là di come andrà a finire stasera, che non sarà una vittoria né una sconfitta in nessun caso, è sempre comunque una vittoria del Trentino, mi sento di dire che comunque il sistema trentino tiene, a prescindere che si sia gialli o che si sia arancioni. Però ne usciremo, torneremo in una situazione normale se le regole vengono rispettate. Quindi l'appello che faccio è nel momento in cui un trentino gli viene diagnosticata la positività o viene diagnosticato di essere un contatto di un soggetto positivo, quindi quarantena e isolamento, è brutto dirlo, ma bisogna farle, perché altrimenti il contagio non lo fermiamo. Tamponi o non tamponi, perché non è che se oggi faccio il tampone e sono negativo al quinto giorno posso uscire, no, tu devi aspettare il decimo giorno. Al decimo giorno, se il tampone è negativo, puoi uscire, perché il contagio può venire anche nel giorno successivo, da quando hai fatto il tampone, che perché era un tampone negativo. Su questo magari noi dobbiamo fare più comunicazione e su questo ci impegneremo, non c'è dubbio, però qualora, ripeto, qualsiasi sia la decisione, dobbiamo essere certi che ci sono persone che stanno soffrendo negli ospedali. Ci sono categorie economiche che stanno soffrendo perché sono chiuse.
e ci potrebbero essere da qui a una settimana ulteriori categorie economiche che vengono chiuse qualora la situazione dovesse peggiorare. Noi ne usciamo se rispettiamo le regole. Chi va in isolamento, chi è messo in isolamento in quarantena deve fare l'isolamento e la quarantena. Mi sento di dirlo perché oggi, credo sia il 19° o il 20° giorno che sono in isolamento, e al 19° o 20° giorno, ecco, questa è la notizia, mi è arrivato finalmente il tampone negativo. E quindi, diciamo, so cosa stanno facendo tanti trentini e anche cosa stanno soffrendo tanti trentini in questa situazione, e mi sento appunto di dare loro questo messaggio. Ne usciamo se rispettiamo le regole. Quindi l'ultimo appello che facciamo questa sera è questo. Grazie Presidente, c'è un'ultimissima domanda e un collega chiede se ci aspettiamo che sia la prossima settimana quella, come dire, decisiva. Io su questo farei rispondere il dottor Benetollo. Ci sono dati, come ho detto prima, in miglioramento e dati in oggettivo peggioramento, e dobbiamo fare tenere molta attenzione sicuramente alla prossima settimana, dove si dovrebbero vedere anche gli effetti delle varie restrizioni che ci sono state, quelle prese inizialmente e quelle che abbiamo preso anche noi da questa settimana. Si dovrebbero vedere gli effetti, però non è scontato che non ci sia anche un peggioramento, e quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Non abbiamo vinto niente. Il Covid ci insegna che si vive giorno per giorno, e quindi dobbiamo stare con i piedi per terra ed essere molto prudenti. Ecco, vediamo se il dottor Benetollo ha da aggiungere qualcosa, altrimenti chiudiamo qui il collegamento. Dottor Benetollo. Il Presidente è stato costretto a stare chiuso a casa e ha studiato un sacco in questi giorni, quindi approvo incondizionatamente quello che ha detto, perché la scommessa è quella di oggi: se questa sera rispettiamo le regole, se domani le rispettiamo, la settimana prossima forse è quella dove le cose migliorano. Bene, molto bene. Allora ringrazio tutti voi per aver partecipato a questa conferenza stampa, chi ci ha seguito, ai colleghi che hanno posto le domande. Ci lasciamo questa sera per un piccolo omaggio a una giornata che è dedicata all'infanzia e ai suoi diritti. Quindi un breve video che è stato confezionato dall'Ordine Nazionale degli Psicologi. Lo vediamo insieme e ci diamo appuntamento alla giornata di domani. Grazie e buonasera.